Buonasera Daniele Emanuele, benvenuti alla 26ª puntata in stagione di Calcio di Rigore. Come sempre una puntata ricchissima di servizi video, ma vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione. Do la buona serata alla nostra Veronica Lissotti. Ciao Veronica. Ciao Daniele, ben ritrovati con Calcio di Rigore. Stasera davvero puntata scoppiettante, caro Daniele. Bene sì, perché come sempre partiremo con il campionato di eccellenza, dove andremo a vedere assieme le immagini relative al match di Rimini Marignanese. Poi ci sposteremo nel campionato di promozione Girone D con gli highlights relativi a Savarna Russi e Torconca San Pietro in Vincoli, e poi come di sovente facciamo ci spostiamo in territorio marchigiano con il poker calato del Gabice Gradara ai danni dell'Audax Piombico, e concluderemo come sempre facciamo con la categoria prima girone H e con la prima sconfitta in casa del girone di ritorno del Vis Nova Feltria per mano del Morciano, sfida che è stata anche trasmessa ovviamente in streaming e sul canale di Rete 8 VGA. E allora, per interagire con noi e per porre domande ai nostri ospiti, 333 60 94 299 tramite SMS o tramite WhatsApp, poi aggiornamenti in tempo reale sulla nostra pagina Facebook calciodirigore.official, e chi di voi volesse rivedere me, Daniele, Giacomo e i nostri ospiti, www.romagnasport.com. E allora, caro Daniele, presentiamo il nostro sorridente, sgargiante, super smile Giacomo Alpini, e poi abbiamo con noi questa sera. Ebbene, iniziamo proprio da lui, lo vedete inquadrato in questo momento. Ciao Giacomo. Buonasera, buonasera, buonasera. Tre volte buonasera. Poi capirete il perché. Andiamo a salutare vicino a lui, diamo il benvenuto nei nostri studi al tecnico del Bellaria, Paolo Reciputi. Ciao Paolo. Buonasera a tutti. Buonasera a te, diamo il benvenuto anche a lui per la gioia soprattutto della nostra Veronica Lissotti, il bomber del Gabice Gradara Calcio, Alessandro Rossi. Buonasera a tutti. E infine salutiamo il centrocampista del Villa Alta, Danilo Mastria. Buonasera a tutti. Ciao Danilo, iniziamo da te. Quattro gol due domeniche fa al Nova Feltria, quattro gol ieri presi dallo Spontricciolo, una vinta, una persa, andate di poker in queste ultime due domeniche. Eh sì, una volta li diamo, una volta li prendiamo. Ieri tra l'altro tu eri squalificato. Sì, ero squalificato, però sono andato lo stesso a vederli. E dai, il primo tempo abbiamo tenuto anche bene, è stato un bel primo tempo, ci siamo mangiati un po' di gol noi, un po' di gol loro. Purtroppo il secondo tempo non ce l'abbiamo fatta e sono riuscito a segnare. E tra l'altro la scorsa partita, lo ricordiamo, Veronica è stato autore, sì, di una tripletta, il nostro Danilo. Tre gol davvero molto molto belli. Complimentissimo. Complimenti. Grazie. Ancora, dopo tra poco analizzeremo con te la tua squadra e c'è anche un reportage proprio che ti riguarda vicino. Alessandro, dacci qualche numero a livello di statistiche. Quest'anno è mancato un po' William a inizio stagione, poi è rientrato anche lui, qualche infortunio di troppo anche per te. Quanti gol hai segnato fino a questo momento? Sono 10. Con la tripletta di ieri siamo arrivati in doppia cifra, quindi è stato un traguardo importante, l'abbiamo raggiunto. Adesso c'è un altro che è ancora più importante, che è la salvezza del Gabice, speriamo di raggiungerla il prima possibile. Incrociamo le dita, ti chiedo solamente, poi ti lascio assolutamente alla nostra Veronica, se a questo punto della stagione pretendevi qualcosa in più da te a livello di gol oppure va bene così, vedendo com'è andata? Ma diciamo, si può sempre fare meglio, ma comunque sia 10 gol per un attaccante appunto sono sempre importanti, ci sono ancora 5 partite da giocare. Fisicamente mi sento bene, quindi possiamo fare degli altri. Ecco. Dai, tocchiamo ferro e speriamo bene per te. In bocca al lupo Alessandro. Paolo, mister, lei è il mister delle imprese, perché Giacomo non lo tengo più. Sono 3 settimane che arriva qui col sorriso, veramente continua a tirar fuori il suo bandierone del Bellaria. C'è un'aureola, Daniele, vedi, sul capo. È finito anche a Sky TG24. Si sono chiesti come faccia quest'uomo ad essere dappertutto con il bandierone del Bellaria. Allora, sinonimo che a Bellaria, lo dicevo una settimana fa, ci credete, terz'ultimo posto in classifica, sconto diretto vinto col Faro, davvero ci sono tutti i presupposti per fare bene. Sì, i presupposti ci sono. La squadra ha reagito, hanno dimostrato di essere una squadra che poi la categoria la vogliono mantenere, quindi però dobbiamo pensare che il cammino è lungo. Giacomo è entusiasta, però ancora è lontana la salvezza. La salvezza va conquistata, sono 6 partite dove dobbiamo giocarci tutto, quindi il problema più grosso è che noi non possiamo sbagliare, purtroppo. Purtroppo noi queste 6 partite le dobbiamo affrontare tutte come se fossero una finale. E cercare di portare a casa il massimo del risultato, perché stiamo inseguendo e inseguire non bisogna assolutamente sbagliare. E voglio sentire proprio da Giacomo una delle note più positive di questa stagione, sicuramente bomber indelicato, davvero fondamentale per gli schemi del Bellaria, se non erro 8 gol in stagione. Sì, sicuramente Alessio ha portato qualcosa in più, qualcosa che avevamo perso con bomber Mastroianni, ma ieri
permettetemi di fare i complimenti a un altro ragazzo di Bellaria, Facondini, Alessandro Facondini, che ieri ha fatto una grandissima prestazione e soprattutto un grandissimo secondo gol. Qui ti riporto un messaggio da Gabice, sì. Oltre ad essere un grande bomber, anche una grande persona, forza Ale da parte dell'Ultras. Questo è un bellissimo messaggio che arriva da Gabice. Domanda per Ricciputi, ma questo Bellaria quanto è forte? Sei fortissimo, mister. Ti vogliono bene, eh? Sì, questi sicuramente sono i ragazzi degli allievi, perché io a Bellaria praticamente faccio un po' di tutto, dalla scuola calcio in più alleno gli allievi, che è il gruppo che ho seguito dall'inizio, che sono dei ragazzi fantastici. E quindi anche ultimamente, dove mi seguono tutte le domeniche con la prima squadra, quindi devo solo ringraziarli. Il Bellaria vuole cercare di mantenere la categoria, questo vuole fare. Il cammino, come ho detto prima, è lungo, quindi molto lungo ancora. Ci deve essere entusiasmo per i risultati, però bisogna ricordare che bisogna mantenere l'umiltà e cercare di non guardare neanche la classifica, giocare la partita con tutta la forza che si ha e cercare di portare il risultato. Io Paolo ti dico solamente questo, stasera per la prima volta mi sto commuovendo, oltre a Giacomo, altri quattro tifosi del Bellaria che mi hanno scritto, questa è una domanda per Giacomo, perché Giacomo ci sono voluti tre mister per scoprire che alla fine ne avevamo uno buono in casa? Ecco. Bella domanda. Ok, basta così come risposta, grazie. dopo me lo dici, andiamo a leggere i risultati e classifiche. Ebbene con la nostra sì, Veronica. Allora chiediamo al nostro Stefano Papini di mostrarci la grafica della 32esima giornata, dove tra i tanti risultati che troviamo questo Gran Amica Fiaricione 1-1 e questo Rimini Marignanese 5-0, e qui ti passo la palla perché proprio del Rimini, Daniele, si parlerà in Sport Up. E chi ci sarà come ospite? Stasera sarà l'assessore allo sport e al bilancio del comune di Rimini, Gianluca Brasini, tutto sullo stadio Romeo Neri, gestione del bar e anche sui campi della Gaiofana. Benissimo, allora diamo uno sguardo anche alla classifica, dove troviamo ovviamente in vetta il Rimini, questo Sasso Marconi a 65 punti, si avvicina con Prepotenza Class a 62 punti, anche bene Fiericcione 54, Gran Amica 51, Bellaria Giamarina con 26 punti, Cervia 25 e Olmedola 20. E allora, caro nostro Giacomo, partiamo subito ad analizzare qualche match che c'è stato in giornata, come per esempio questo San Pierana Massa Lombarda che poi sarà tra l'altro prossima avversaria del Bellaria, poi parleremo anche col mister riguardo a che sfida si aspetta. Sicuramente la San Pierana sta facendo un girone di ritorno eccezionale. La squadra di Mirko Giorgi penso che sia al quarto posto se si contano solo i punti del girone di ritorno, e quindi veramente complimenti al mister che ha preso una squadra veramente in difficoltà e adesso l'ha portata alla salvezza quasi diretta. In questo momento sarebbe diretta, mancano ancora 6 partite, ma io penso che vada anche al di sopra della classifica che sta facendo, perché vedo un progresso veramente in difficoltà, mentre la Sampieriana è molto lanciata. Ecco, intanto vediamo le immagini relative al match di ieri tra Rimini e Marignanese. E mister, ti volevo chiedere appunto qualcosa riguardo al Massa Lombarda. Che sfida vi attende? Ma penso che la Massa Lombarda sia una di quelle squadre che ormai ha una classifica molto tranquilla, quindi molto probabilmente incontreremo una squadra che non ha problemi, una squadra che potrà mettere nella contesa grande tranquillità, e quindi alla fine del risultato può essere un grande vantaggio. È chiaro che noi dobbiamo andare là e far valere le motivazioni. Se noi andiamo là e mettiamo in campo le motivazioni di una squadra che si deve salvare, penso che usciremo dal campo con una buona prestazione. E alla buona prestazione speriamo di allegare anche un buon risultato, insomma. Come no, certo. Senti Giacomo, spiccano anche questo Sasso Marconi a 65 punti e questa classe a 62 punti. Qui davvero la sfida è ancora apertissima. Sì, molto aperta, ma sorpreso ieri il risultato del Sasso Marconi. Negli ultimi derby che aveva fatto, gli ultimi derby bolognesi, non aveva mai fatto risultato, anzi aveva sempre, quasi sempre perso. E anche ieri pensavo che non riuscisse a vincere, a far suo il match, e invece è riuscito al 92esimo, per anche la mia gioia, perché ricordiamoci che domenica c'è Rimini e Corticella Rimini, Rimini già appagato, magari non avrebbe fatto una partita a certi livelli, e ben venga anche per il Bellaria questa vittoria del Sasso Marconi. Senti mister, delle squadre che avete incontrato fino adesso, quale ti è sembrata quella più compatta, quella più organizzata, anche quella più temibile? L'Argentana. Ecco. L'Argentana è la squadra che mi ha fatto più impressione. Forse era la prima che ho incontrato, quindi
è quella che mi ha dato la sensazione di affrontare, di avere una montagna da scalare finita la partita. Dopo le altre le ho viste solo dalla tribuna, perché prima non ero allenatore, quindi penso che il Rimini sia una squadra che fa campionato a sé. Quello ormai, certo, certo. Ho visto benissimo la Savignanese, gli altri non è che li ho seguiti tantissimo, però io dico che Rimini e Savignanese secondo me sono state le squadre che mi hanno impressionato di più. Giacomo, hai una domanda per il mister? Sì, io intanto mi associo ai complimenti che sono arrivati anche tramite il messaggio, quindi ce ne sono tantissimi, tra un po' li leggerò. Sono contento di questo, anche perché ieri a Bellaria si è visto qualcosa in più anche come pubblico, quindi sono contento. E poi volevo dire, chiedere al mister qual è stata la porzione magica che hai applicato con questa squadra. 29 partite, 4 vittorie, l'ultime 3 vittorie, e sicuramente c'è stato un qualcosa veramente che ha fatto invertire la rotta. Penso che l'essere spacciati abbia dato ai ragazzi quella spinta in più per cercare di risalire la china. Poi l'arrivo anche di qualche giocatore, perché non dimentichiamo che comunque il Bellaria nell'ultimo periodo è andato sul mercato, per così dire. È arrivato un certo Pascale, Di Mare, insomma, due buoni giocatori, e in più è arrivato, per l'infortunio del portiere Di Leo e poi di Capizzi, un ragazzo dal campionato sammarinese, che nelle ultime partite ha fatto, secondo me, molto bene, molto bene. Senti mister, io ti volevo chiedere intanto se nella categoria allievi potevi far giocare anche Giacomo Alpini. Essere... No, assolutamente no. Mi chiedono proprio un giudizio sugli allievi, mister. Come li vede, in che posizione possono arrivare? Mi chiedono da casa. Allora, gli allievi è una squadra molto giovane la nostra. È composta da 3 annate addirittura, 2000, 2001, 2002. E affrontiamo tutte squadre dove la maggior parte dei giocatori sono dei 2000. Certo. Io ho già fatto esordire 2000 nel campionato d'eccellenza, quindi ho degli ottimi elementi sia dell'annata 2000-2001, e cerco di inserirli piano piano, perché non è semplice, nel senso che non è una squadra che naviga in buone acque, quindi per un ragazzo giovane ci sono delle grandi responsabilità, quindi piano piano si cerca di inserire, però ci sono alcuni elementi che secondo me nei prossimi anni faranno molto conoscere bene il proprio nome. Allora, qui fanno un po' di complimenti. Buonasera, volevo fare i complimenti per il vostro programma, specialmente al ragazzo biondo che saluto, riferimento a Danilo. Vai Bombers, è sempre il numero uno dentro e fuori dal campo, Arianna, questo è per Alessandro, quindi Alessandro, quindi tanti complimenti. Poi ci chiedo descrizione personale uno a uno degli allievi. Paolo, non te lo faccio fare, perché altrimenti ci vorrebbero 5-6 ore solo per qui. Abbiamo detto che sono bravissimi, pian piano arriveranno in prima squadra anche loro, fateli crescere in santa pace, giovani, giusto? Facendoli divertire, soprattutto. Sì. Ci vuole pazienza. Andiamo a vedere il prossimo turno di eccellenza, che ci sono diversi match importantissimo per il Bellaria, perché sarà impegnato sul campo del Massa Lombarda, questo esatto, lo diciamo subito. C'è questa Fiericione Classe, altro match interessante, questa Faenza e Savegnanese, mentre Sasso Marconi affronterà il Sant'Agostino e poi, come abbiamo detto prima, Corticella Rimini, quindi questi fra i match insomma da tenere un po' più diciamo d'occhio. Esatto, poi Corticella Rimini, come dicevi tu per l'appunto, ricordiamo la diretta streaming e sul canale Rete 8 Vigea Domenica per festeggiare, si spera tutti assieme, la vittoria del campionato del Rimini. Adesso dall'eccellenza ci spostiamo in promozione Romagna, andiamo a vedere quello che è successo e tra poco anche i primi 2 servizi video. Parola Veronica, regia a cura di Stefano Papini. Eccoci qua, 30ª giornata, e allora questo Diegaro che ha già insomma lo champagne pronto per essere stappato, battia Cesenatico 1-0, Tropical Coriano Gambettolo insomma per motivi legati alla nazionale sammarinese è stata rinviata, e calcio del Duca Gatteo 3-1, Fossoghiare Real Dovadola 0-1, 0-0, colpo della Stella su Reda, calcio Cotignola Ronco Edelweiss, questo scontro diretto termina sull'1-3, poi Savarna Russi 0-1, Torconca, San Pietro e Vincoli 2-0, la Giovane Cattolica che si riscatta, i danni del Valle Savio 4-0.
andiamo a vedere anche la classifica, dove troviamo sempre in vetta il Dieghero con 70 punti, che vanta sia il miglior attacco, 50 centri e soli invece 16 i palloni raccolti in fondo al sacco, migliore anche difesa, con il Russi a meno 9, 61 i punti, e il Reda 51, quindi da 8 a 10 punti di distacco. Giovane Cattolica che invece ritorna in zona playoff. Nella parte bassa della classifica troviamo invece Bacchia Cesenatico 25, Fosso Ghiaia 19 e Valle Savio 18. Perfetto, questa era la classifica dopo l'ultimo turno. Il Dieghero domenica potrebbe festeggiare definitivamente la promozione in eccellenza. Complimenti davvero per la squadra di Scarpellini. Assolutamente. Io direi di andare a vedere i primi servizi di questo girone. Lo facciamo con la trasferta del Russi in quel di Savarne. Servizio. Meno 9 dal Dieghero, più 10 sulla coppia giovane Cattolica Reda e playoff confermati per una domenica da Leoni. Leoni tutti i sensi, perché l'autore del gol porta proprio tale firma, avvenuta al minuto 73, quando due linee colpiti da Falchetti avevano fatto presagire una domenica storta nata nella savana del Savanna. Gli arancioni iniziano col piede giusto, Grimellini manca l'appuntamento con il gol di un soffio, mentre Savanna si affaccia dalle parti di Casadio con un'intesa che porta buone intenzioni ma non al bersaglio. Giordani, da posizione defilata, chiama la presa a terra il portiere Bosi. Il Savanna si rende pericoloso da corner, senza però incidere. I padroni di casa ci provano invece dalla distanza, ma Casadio trattiene il pallone in due tempi. Sul fine di primo tempo, recrimini ospiti per un atterramento in area di rigore non sancito dal direttore di gara. Prima del rompete le righe, Focaccia dalla distanza alza la mira. Ad inizio ripresa, da un corner, il Russi sfiora la marcatura. Zoli con una staffilata centra il palo e sul proseguo dell'azione viene fischiato un fuorigioco. Il Savanna ha il merito di rimanere in partita. Focaccia scalda la propria Focaccia, chiamata a palla. La sua azione è insistita, ma non porta al beneficio sperato. Spighi, in area di rigore, addomestica il pallone e lo consegna ad Urbano. Mira, però, da calibrare. Il Russi si getta in avanti. I falchetti si disperano quando due calciatori vengono messi nella medesima posizione di battere a rete, ma Grimellini, prima a colpire, trova il palo esterno. Sembra maledetta la porta di Bosi, prima che dall'angolo Leoni, al minuto 73, trovi lo stacco vincente che lascia gridare a gol i tanti supporters giunti a seguito. È una liberazione. Il Savanna, alla disperata, cerca il pari, ma il miscuglio di gambe in area ospite porta alla deviazione che vede Casadio neutralizzare la sfera. Ai titoli di coda c'è lo spazio per un contropiede non finalizzato da Magari. Al triplice fischio finale, Savanna 0, Russi 1. Questo era dunque il primo servizio. Da casa ci continuano a dire, arrivare messaggi per Paolo, ci dicono ditelo in diretta. Sei forte Paolo, quindi da parte del gruppo degli allievi, te lo dico in diretta, sono contenti, il mister qui si sta commuovendo anche lui, troppo entusiasmo, dopo mi gasate il nostro Giacomo Alpini. Giacomo, rispondimi velocemente, Davide da casa chiede come mai Paolo non sia arrivato ancora a categorie più alte, perché è un mister che merita. Perché vuole portare Bellaria in categorie più alte. Ok, dopo questa possiamo chiudere. Andiamo a vedere subito il servizio tra Torconca e San Pietro in Vincoli. Meglio. Bella vittoria per il Torconca, che continua a credere nel sogno playoff, al contrario di un San Pietro in Vincoli, forse distratto dal ritorno di Coppa e rinunciatario in campionato. Di fronte un Torconca che già in avvio con Bottazzo si rende pericoloso. Il San Pietro risponde con un pallonetto di Spanessi, terminato alto. Al sedicesimo i padroni di casa passano, un traversone di Torelli termina in rete senza che nessuno dei compagni di squadra né nessuno della retroguardia ospite devii la traiettoria. Lo stesso Torelli, un minuto più tardi, avrebbe l'occasione per bissare il vantaggio, ma non aggancia. Mentre dall'altra parte, diagonale di Migliaccio, termina tra i guantoni di Melchiorri. Sassi è costretto a volare per deviare il tiro di Casoli. Altro tentativo per il San Pietro, al tiro va questa volta Baldinotti, ma senza fortuna. Il San Pietro cerca la via del gol, ma a trovarlo è nuovamente Torconca, con Casoli, bravo a raccogliere una respinta corta ed ingannare l'estremo Sassi. Squadra a riposo sul 2-0. Nella ripresa continua la sede dei padroni di casa, con Sassi costretto a neutralizzare il tiro di Censoni. Baldinotti dalla parte opposta non inquadra il bersaglio, mentre il diagonale di Migliaccio è out. Il Torconca andrebbe anche al tris, ma Cristofan vede annullati i propri sforzi da un fuorigioco. Migliaccio invece va al tiro senza incidere. Il San Pietro quantomeno ci prova, prima con Maccolini, poi dalla Pasqua alza la mira. Scambio Migliaccio-Montanari-Gatti, il tiro di quest'ultimo è alto. Occasionissima per una dei ben servito da Cristofan, ma tira addosso a Sassi. L'ultima occasione del match arriva per opera di Montanari-Gatti, cui tiro è di poco fuori. Ecco qui, rientriamo in studio, stavamo parlando per l'appunto un po' anche di questa classifica. Tu che vieni dal Villalta, Danilo, conosci un po' il Dieghero come squadra? Sono dalle vostre parti più o meno, no? Sì, a livello di zona. Conosco perché ci sono stato l'anno scorso, ho fatto la preparazione lì.
poi dopo sono andato via, però li conosco mister Scappellini e so che quest'anno, vedendo anche la classifica, hanno fatto l'hanno stravinto questo campionato e se lo merito. Quindi gli vuoi fare i complimenti? Sì, sì, gliel'ho già fatti la scorsa giornata quando me li ha fatti lui per i 3 gol e io ho risposto facendogli i complimenti. Ok, è ufficiale, lui è il primo acquisto del Diego. Hai capito, abbiamo già capito. Va bene, allora andiamo a vedere il prossimo turno, così poi ci spostiamo sulla promozione marchigiana in modo tale che tu possa intervistare Alessandro a 360 gradi. E questo qui è un turno importante perché dicevamo il Diego si gioca il campionato, si gioca per festeggiarlo in casa del Valle Savio, potremmo dire, con l'ultima in classifica paradossalmente. Esatto. Uno dei match ball, questo Real Dovadola che affronterà la giovane Cattolica, San Pietro in Vincoli Stelle, poi ovviamente Russi Torconca e Reda Tropical Coriano. Questi sono i due match, insomma, da davvero tenere. Sì, perché tra l'altro sono tutte doppio. Zone, tutte le squadre che si giocano la zona playoff. Il Russo ormai dopo la vittoria di ieri sicuramente li farà. Primo posto assegnato al Diegaro, che ha avuto una rimonta strepitosa da novembre in poi, ha superato i Russi e poi non c'è stata più storia in questo campionato. Sì, perché vediamo 51 punti Reda, Giovane Cattolica e Calcio De Luca, quindi davvero siamo ancora tutti lì. Diciamo un campionato un po' a senso unico, un po' come quello d'eccellenza con il Rimini protagonista. Bene, allora noi ci fermiamo esattamente per 3 minuti questa volta, perché la trasmissione sta avendo anche nuovi sponsor, 3 minuti, non più 2 minuti, e quindi abbiate pazienza, ci fermiamo un attimo, poi rientriamo con la nostra Veronica e Alessandro Rossi. Pubblicità. E allora, ritornati nuovamente in diretta con Calcio di Rigore, apriamo la finestra dunque del campionato di promozione girone A marchigiano e andiamo a vedere quello che è successo a 5 gare dal termine. FC Senigallia, Atletico Alma 0-2, Gabice Gradara, Audax Piobico 4-0, la Cura Ferretti non aiuta il Belvedere che perde 4-1 contro il Villa Musone, scontro diretto tra Osimane e Nuova Real Metauro termina con 1-4, colpaccio dalla Laurentina e danni dell'Olimpia Mazzocca 1-1, scontro diretto tra Moia Vallesine e Passatempese 1-0 e poi la capolista continua a macinare punti, Lario Lorenzini Valfoglia 3-2 e Vigor Castelfidardo, Vigor Senigallia 1-3. Andiamo a vedere anche la classifica, ricordando che il capocannoniere del girone è sempre lui, Denis Pesaresi dell'Olimpia Mazzocca, con ben 18 reti. E allora troviamo in vetta 58 punti Lario Lorenzini per la 13ª giornata consecutiva in vetta e ben 22 risultati utili consecutivi, davvero complimenti. Reti fatte 49, quindi miglior attacco, seguita poi a meno 5 da Atletico Alma, quarta vittoria consecutiva, 53 punti e migliore difesa, solamente 18 i palloni incassati. Olimpia Mazzocca quota 39 assieme a Moie Vallesina, che ritorna quindi a farsi sotto. Vigor Senigallia sale a quota 37, troviamo poi Villa Musone e Passatempese, e a quota invece 30 troviamo il Gabice Gradara che giunge in 11ª posizione. Gabice Gradara da sport, perché sono 16 punti quelli conquistati in trasferta e 14 quelli in casa, con 8 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte. Questa è la situazione. Poi a chiudere 19 punti Audax Piobico e in zona rossa Belvedere a 14 punti. E allora, questo è quello che è successo nel campionato di prima di promozione girone A Marche. E allora andiamo a vedere invece quello che è accaduto proprio domenica nel match relativo tra Gabice Gradara e Audax Piobico. Alla chiamata a salvezza il Gabice Gradara risponde presente, tris di rosso e centro di Arduini contro l'Audax Piobico per uscire dai play-out, grande assente Muratori. Pronti via e Marchetti viene strattonato in aria, ma il direttore di gara decide di non intervenire. Al 5° minuto Arduini chiama all'intervento Rossi. All'8° minuto bel triangolo Fabbri, Ferrani, Marchetti, anticipato. Gabice Gradara propositivo all'11° si porta in vantaggio con questo diagonale di Rossi che si infila in rete. Il Piobico prova a reagire al 15° con l'inzucata lato di De Sirena prima e con il destro a giro di Ottaviani poi. Ma sono gli Adriatici a calare il bis al 19° nuovamente con Rossi che direziona di testa il cross di Fabbri. Gli ospiti provano ad accorciare le distanze, ma i pericoli maggiori giungono dal versante opposto. Al 35° Vaienti manda di poco fuori. Dall'altra parte Rossi si vede rendere innocuo la propria conclusione.
Sempre Gabice Gradara, sempre Rossi al 42esimo, bravo l'uno ospite. Sul prosieguo dell'azione, Flipper in area biancazzurra, ma nulla di fatto accade. Al 44esimo e Sabatini ha davvero un'ottima chance, reattivo ancora l'estremo del Piobico e squadre negli spogliatoi. Secondo tempo stesso copione Gabice Gradara, subito pericoloso con Terienzi, salva la difesa ospite. Al 19esimo Palazzi viene chiamato all'intervento. Al 20esimo è invece Rossi a trovare sulla propria strada il legno. Minuto 23 e i rossoblu Carallon Tris, ottima triangolazione Terenzi Marchetti che serve alla sua sinistra Arduini. Terzo gol stagionale per il centrocampista adriatico. Al 29esimo rigore per il Gabice Gradara, Sabatini viene messo giù e allora dagli 11 metri Rossi porta a casa il pallone e raggiunge la doppia cifra. Standing ovation poi per l'attaccante rossoblu dentro Cesaroni. Ottima prova del collettivo, finale al Magic Gabice Gradara 4, Audax Piobico 0 e terza vittoria di Angelino. Era una partita, ripeto, difficile, l'abbiamo gestita bene sia da un punto di vista della tensione che da un punto di vista tecnico agonistico. Sapevamo di affrontare una squadra che avrebbe fatto della corsa, dell'agonismo la sua arma e noi sotto quell'aspetto siamo stati bravissimi perché non abbiamo concesso praticamente niente, creando diverse situazioni da gol, facendo 4 gol e dopo credo un minuto c'era anche un rigore, un'espulsione che l'arbitro purtroppo non ha visto. E allora, per la gioia dei tifosi del Gabice Gradara, questa cura Angelini sembra davvero funzionare. Allora voglio interpellare il cecchino Alessandro Rossi chiedendogli subito che cosa è cambiato, Alessandro, da quando è arrivato mister Angelini. Ma sicuramente il mister ha portato le sue idee, come ogni mister quando si cambia, i suoi metodi di allenamento. Noi siamo stati bravi anche noi a seguire subito la sua linea e non era facile perché venivamo da 6 anni con mister Canzini e quindi anche adattarsi subito a un altro metodo di allenamento, degli altri schemi, comunque non era semplice. Ci siamo riusciti, è stato bravo anche appunto il mister Angelini a entrare subito nel nostro gruppo che comunque è un gruppo forte e quindi i risultati si sono visti. Senti, Alessandro, ti voglio fare una domanda tra virgolette un po' cattiva. Un cambio di panchina che era giusto effettuare in questo momento o forse andava effettuato prima? Visti no, poi i risultati? Prima sicuramente no. La società ha preso questa decisione, giustamente, e noi ci siamo adeguati nonostante il grossissimo rapporto che avevamo comunque col Canzo e i risultati comunque sia hanno dato ragione a questo cambio, quindi merito anche alla società che ci ha visto lungo magari. Senti, il momento di flessione che è perdurato per diverse giornate, sicuramente un campionato nuovo, l'ingresso di giovani che come lo ricordiamo non erano giovani che avevano affrontato un campionato di promozione, bensì categorie minori, quindi questo va assolutamente sottolineato, un mercato che sostanzialmente è stato un mercato piccolo in confronto poi no, alle squadre che avete incontrato, dove avete avuto anche giocatori provenienti dalla Serie D, eccetera. Ecco, la causa che vi ha portato ad avere questa, chiamiamola così, debacle, questo momento di crisi di risultati, Alessandro? Ma sicuramente non possiamo dare la colpa ai giovani, anche se la regola non c'era l'anno scorso, e Gabizia, la promozione comunque era molto che non la faceva e non erano abituati, non sapevano dell'importanza che avevano all'interno appunto di una squadra. Detto questo, abbiamo avuto un periodo, una flessione sia mentale che fisica e dopo quando si arriva in zone di classifica che non si è abituato a stare è anche difficile per una realtà come Gabizia che per fortuna negli ultimi anni era sempre puntava sempre a vincere, ecco, e tirarsi fuori. Quindi dopo tutto sembrava più difficile, ecco. Senti, però il sostegno dei tifosi c'è sempre stato comunque, questo bisogna sottolinearlo. Quello non è mai mancato. I tifosi per fortuna Gabice ci sono numerosi, ci seguono sempre, ci hanno sempre sostenuto ed è una delle cose belle di giocare a Gabice, ecco.
Senti, tocchiamo un po' il tasto dolente della coppia di attacco RM, perché è venuta a mancare una pedina importante come Muratori. So che tra l'altro voi siete amici d'infanzia, quindi c'è anche un rapporto molto forte che vi lega, sì, oltre che ovviamente sul campo. Sì, col Bomber ormai ci conosciamo da una vita. Dispiace perché oltre a essere un grandissimo giocatore, anche un bravo ragazzo, ed è stato molto sfortunato in questa stagione. E a noi ci è mancato molto, perché comunque sia le sue giocate, che in queste categorie si vedono da parte di pochi giocatori, e a noi ci sono mancate. Il nostro giocatore probabilmente più rappresentativo, perché già 5-6 anni che è Gabizze, e la sua mancanza si è sentita molto. Senti, ormai Alessandro tu sei circa, se non erro, 3 anni che sei a Gabizze, giusto? 3 anni, sì. Che tipo di società hai trovato? Che clima stai vivendo, nonostante appunto le difficoltà che avete affrontato? Ma guarda, io sono contentissimo di questi 3 anni a Gabizze. La società mi ha trattato come una famiglia ormai, siamo come una famiglia. E nonostante appunto quest'anno ci siano state delle difficoltà che sinceramente anche all'inizio non pensavamo ci fossero, siamo riusciti a rimanere uniti, a far quadrato, e ne stiamo venendo fuori tutti insieme. Speriamo di salvarci al più presto, in modo da raggiungere l'ennesimo traguardo con la maglia del Gabizze. E quindi niente, la società ci ha sempre sostenuto comunque. Senti, adesso vi attendono 2 match molto difficili. Ricordiamo il fattore casalingo che ritrovate domenica contro il Moie, e poi andrete ad affrontare la prima in classifica, appunto, Barbara, Ilario, Lorenzini. Quale sarà il valore aggiunto che dovrete mettere in campo, Alessandro? Ma sicuramente il fatto che noi ci dobbiamo salvare. Io adesso guardo la classifica e il Moie si può giocare i playoff, che sono relativi, e noi dobbiamo avere più stimoli di loro, quello è indubbio. Vengono da noi, abbiamo già regalato troppi punti in casa nostra, e dobbiamo regalare un'altra vittoria a noi e ai nostri tifosi, assolutamente. Poi dopo col Barbara vediamo, facciamo un passo alla volta. E poi un saluto a Dea lo facciamo? Alla tua nipotina? Un saluto a Dea sempre lo facciamo. Benissimo, grazie Alessandro, prego Daniele. Questo è il prossimo turno per l'appunto la sfida delicata che ricordavi tu contro il Moie Vallesina, una sfida davvero importantissima per il Gabizze Gradara. Dalla promozione marchigiana chiudiamo questa finestra, ci spostiamo nel campionato che riguarda vicino il nostro ospite centrocampista Villalta, Danilo Mastria, perché andiamo a vedere quello che è successo. E dunque c'è una vittoria importantissima che equivale a quella del Morciano per quanto riguarda la zona rossa di classifica. Invece il Villalta, dopo aver battuto il Nuova Fritta per 4-0, perde nello scontro salvezza con lo Sponticciolo per 4-0, vittoria in esterna del Verrucchio per 3-4, e poi il pareggio beffa ricevuto dal Pietracuta sul campo dello Junior San Clemente, soprattutto la sconfitta di Igea Marina in casa per 2-1 contro il Real Miramare. Un'Igea Marina che era impegnata anche nei turni frasettimanali di Coppa. Come è stata la Coppa? Che partita hai visto mercoledì? Mercoledì ero a Igea a vedere la partita con il Valsalterno, veramente una gran bella partita, 2 gran belle squadre, una vittoria dell'Igea per 2-0, ma veramente una bella partita. E anche il Valsalterno è veramente una squadra di categoria superiore, forse. Infatti mi sembra che sia secondo nel proprio girone, secondo. E veramente ha fatto vedere delle grandi cose, quindi una grande vittoria in Coppa. Okay. In questo momento, come vedete, Pietracuta aggancia al primo posto in classifica l'Igea Marino, il Verrucchio conferma la terza piazza, il Granata in zona playoff, e qui il Real Miramare scavalca la Vissimisano, che per l'appunto è uscito ieri sconfitta contro il Verrucchio. Spera ancora il Sant'Ermete, invece il Morciano fa un passo importante vincendo sul campo del Nuova Feltria. Andiamo a vedere adesso proprio questo servizio che riguarda da vicino uno sconto diretto per la salvezza, poi entriamo in studio per il finale, ascoltiamo proprio il centrocampista Danilo Mastria. Servizio. Nuova Feltria dai 2 volti, bello a metà nel primo tempo, ma cinico come non mai allo scadere grazie alla quarta marcatura di stagione, DNA Pilotto, poi sorpreso da un Morciano determinato, voglioso e terribilmente cinico che vendica la sconfitta dell'andata e di rimonta si prende ciò che gli è stato portato via tra le muramiche un girone fa, quei 3 punti fondamentali per la salvezza. Eppure l'avvio è di marca locale con il giallo-blu in maglia verde che tentano dalla distanza di sorprendere Masini, prima con Cupi e poi con Matteo Sebastiani, mentre Brilli si unisce al
corro del pallone alle stelle. Rotondi invece prende passo e porta all'avversario, entra in area e chiama l'intervento Ronci, mentre dall'altra parte Fraboni, sempre dal limite, sorprende, o quasi, Masini che trattiene il suo pallone in due tempi. Trippino recupera al 47esimo, Cupi bagna la testa di Pilotto che da distanza ravvicinata getta in porta rabbia e pallone per l'1-0 di marca locale. Squadra a riposo con il risultato per l'appunto che vede premiare i gialloblu. Nella ripresa si nota i Morciano che non ti aspetti. Rotondi d'astuzia raccoglie sotto misura un traversone dalla destra su quale Ronci non può fare davvero nulla. I due mister alzano dalla panchina i rispettivi attaccanti, ma le mosse di Amadori sono più convincenti rispetto a quello di Guerra, poiché Ottaviani raccoglie dalla parte opposta il traversone di Stanco e di prima intenzione batte per la seconda volta il portiere Ronci, oggi al rientro dopo due partite. Il tris del Morciano arriva tre minuti più tardi. Dalla bandierina Ottaviani trova nuovamente la zappata vincente da due passi che chiude definitivamente il match, poiché il Nuova Feltra da quel momento in poi esce dal campo. Seppur Tommaso Raffaelli guadagna un'espulsione diretta per proteste, Montefiori lo allontana anzitempo dal terreno di gioco. A fine gara Enea Pilotto prova a spiegare gol e visione di gara da parte sua e del Nuova Feltra. Il collega Bencivenga invece non nasconde che questa vittoria porta maggior serenità alla propria squadra. Il gol dell'1-0 è stata una bella azione, poi allo scadere ci voleva, peccato che nel secondo tempo siamo entrati un po' molli e l'abbiamo buttata via. Anche oggi, ma niente dai, tiriamo sulla testa come al solito e andiamo avanti. Non credo che abbiamo sentito troppo la partita, probabilmente, non lo so, inconsciamente siamo entrati un po' più scarichi, il pressing che facevamo nel primo tempo è venuto un po' a meno e dobbiamo dare anche i meriti sportivi al Morciano perché sono stati bravi anche loro, quindi è giusto così. Il campionato è sempre stato molto combattuto, nel giro di qualche partita si poteva andare su come si poteva tornare giù. Noi siamo tranquilli, continuiamo a allenarci, facciamo il nostro. Precisamente, a differenza delle altre partite, siamo riusciti a reagire e l'abbiamo fatto bene sin dal primo minuto e abbiamo subito trovato il gol con Rotondi e poi il 2-1 e 3-1. Siamo soddisfatti di questo, rispetto alle altre partite siamo stati più competitivi. Ecco. Sì, certo, non è che l'abbiamo. L'approccio al primo tempo non è stato così sbagliato, a parte gli ultimi 10 minuti che ci siamo abbassati e li facevamo entrare troppo, tant'è vero che abbiamo preso il gol proprio alla fine. Siamo alla fine, si è detto di rientrare con la stessa grinta, anzi ancora di più, e così abbiamo fatto e siamo molto soddisfatti di questo. Nel complesso credo che la partita è stata interpretata bene. Sì, decisamente, avremo tempo per analizzare la prossima sfida, che non è una sfida qualunque, abbiamo un derby col San Clemente, mi sembra. E per il momento possiamo tirare un sospiro di sollievo, ma non più di tanti. Il campionato ancora non è finito, mancano 4 partite e ancora è tutto aperto. Ecco qui, ieri chiaramente dicevo appunto la diretta su Rete 8 VGA Telerimini da 2 mesi a questa parte con il calcio locale, abbiamo assistito all'incontro di calcio tra Nuova Feltra e Morciano, come avete visto appunto subito appena finita la partita, gli intervistati a caldo con l'auricolare all'orecchio che ascoltavano le nostre domande da studio. Allora Danilo, qui arrivano un po' di domande, innanzitutto chiedono se hai preso contatti per la prossima stagione, in particolare ti chiedono se sono arrivate offerte da Gatteo e da Granata. Sono arrivate le offerte da Granata, da Gatteo niente, ci sono stato l'anno scorso, quest'anno mi hanno riconfermato, sono andato a Villalta. Invece chiedono come mai il Villalta si è ritrovato quest'anno a vivere una situazione così difficile con l'ultimo posto in classifica. È difficile da dire, penso che ci sono vari fattori che ci hanno portato ad essere in fondo alla classifica. Il primo, anche se per molti non è così, è la sfortuna. Abbiamo perso la maggior parte delle partite gli ultimi 20 minuti e questo penso sia dovuto anche alla rosa, abbiamo avuto molti infortuni e anche gravi e altri ragazzi che purtroppo essendo squalificati poi le partite le hanno dovute saltare, siamo dovuti andare a giocare in trasferta o partite in casa con 13, 14, 15 giocatori e non è facile dopo riuscire a vincere tutte le partite, anzi. Qui ti regaliamo il servizio della tripletta eseguita da parte tua nella scorsa partita contro il Nuova Feltra, 3 gol fondamentali. Tra l'altro questo risultato non è stato ancora omologato perché c'è stato un ricorso la scorsa settimana del Nuova Feltra. Proprio domani si saprà la risposta, so che il presidente Gialloblu è atteso a Bologna proprio per sapere il verdetto del comunicato che faceva riferimento appunto alla partita tra Nuova Feltra e Villalta. Bene, allora raccontami qualcosa in più. Avete avuto un cambio d'allenatore durante la stagione, sì. Avevate iniziato con Bartolini, poi sì. È arrivato
stato mister gamba corta, è stato ospite anche nei nostri studi. Lui, anche in una situazione così disastrata, passami il termine, è uno che porta ottimismo. Sì, sì, il mister è, si può dire che è unico. Anche se comunque sia, si vede che ci sta male per come sta andando, e infatti ce lo dice sempre che la sera non riesce a mangiare da quando sta male, però... Ma è vero che da gamba corta è diventato gamba lunga per colpa vostra? Per tutti i dispiaceri che gli state dando? Sì, più o meno sì. Però no, comunque sia una grandissima persona, si vede che è un bravissimo mister, e infatti gli ho anche detto 2 settimane fa se il prossimo anno mi portava con lui, se andava ad allenare. Mi ha risposto che mi porta a lavorare con lui col furgone. Quindi... Senti, qualcuno, qualche maligno, te la modifico io la domanda, perché a volte arrivano delle domande troppo forti che non possiamo dire, te la modifico leggermente. Qualcuno dice che siete ultimi in classifica anche per problemi di spogliatoio, vero o falso? No, falso. Falso. Falso, no, spogliatoio, siamo uniti, è un bel gruppo, siamo quasi tutti amici e ci conoscevamo già in parecchi, quindi no, su quello non c'è dubbio. Andiamo a vedere il prossimo turno, perché è un turno importantissimo, abbiamo lo scontro diretto tra le prime due della classe, Pietra Cute e Gia Marina, che molto probabilmente seguiremo con le nostre telecamere, altro scontro in zona playoff, Real Miramare Granata, in Romagna si gioca al tutto per tutto per avere ancora una piccola speranza di giocare i playout contro il Colonnella, Sant'Ermite Sponticciolo, altro bel big match, Villa Alta contro il Vicimisano. Qui il Vicimisano è molto forte, sarà una partita difficile per voi. È stata la prima partita che vincevamo 3-0, in 20 minuti siamo andati sotto di 4-3. È meglio che non te la ricordavo. Tasto dolente. Allora, finiamo con una battuta: come mai ti chiamano Divino a Bellare? Tu lo sai? No, è un termine che mi hanno dato gli allievi. Degli allievi, li ringrazio. Va bene così. Per essere divino bisogna fare un miracolo. Va bene. A te ti chiamano divino, tu per tutta la faccia triste che hai avuto per tutto l'anno ti chiamano il becchino. Bello. Abbiamo già capito. Va bene. Siamo ai saluti finali, grazie Veronica. Grazie Daniele, appuntamento con calcio di rigore 19.55 lunedì. Grazie a Giacomo Alpini. Grazie a voi e tutti a massa, mi raccomando. Grazie a mister Paolo Reciputi, grazie mister. Buonasera, grazie a voi. Grazie a Bomber Alessandro Rossi. Grazie a voi, buonasera. E grazie a Danilo Mastria. Grazie a voi, buonasera a tutti. Noi ci vediamo tra poco con una Sport Up, tutto su Rimini Calcio, ospite l'assessore dello sport Gianluca Brasini. Grazie.